In quanti siete lì su? Allora, qui siamo tre dipendenti. Da che ora siete saliti a protestare sul Siamo tetto della saliti griglia? qui da circa 15 minuti, mentre il restante del personale, 35 licenziati, più un altro gruppo di altri dipendenti che stanno ancora lavorando, sono riuniti in assemblea permanente in una sala cinema. Perché siete saliti sopra il tetto della clinica? Noi siamo saliti qua per dare, siccome l'assemblea permanente giù nella sala cinema, siamo saliti qui sopra per dare una nostra visibilità della nostra in previsione dell'incontro che si dovrà fare presso l'altro giovedì e presso la Regione Lazio. Noi a questi due incontri, siccome saranno molto decisivi sul nostro futuro, vogliamo dimostrare che noi a questo posto di lavoro ci teniamo e vogliamo protestare perché il nostro licenziamento è legittimo e vogliamo continuare a lottare per rimanere a lavorare in questa clinica. Vogliamo che questa clinica torni a stare in piedi ad esercitare. Fino a quando pensate di restare sul tetto? Noi speriamo che il tempo ce lo permetta, perché non me lo chiedo bene qualche minuto di braccio, ma noi qualche giorno vogliamo rimanere fino a che non si concludono almeno questi due incontri tecnici alla provincia e alla Regione Lazio. Cosa chiedete alla Regione Lazio e alla ASL? Allora, all'altro noi richiediamo semplicemente, siccome l'azienda ha fatto un ricorso al TAR, noi vogliamo chiedere all'ASL di almeno temporaneamente di sospendere tutto e di far continuare a esercitare la clinica in qualche modo, in modo che l'ASL ritiene opportuno, ma siamo che di riprendere subito i 135 posti letto, di ritornare tutti a lavorare finché non ci saranno le situazioni più chiare per stabilire definitivamente chi c'ha ragione e chi c'ha torto, visto che ancora c'è molta incertezza, ci sono ancora molti dubbi di cui sono le responsabilità di questa crisi aziendale di questo licenziamento. No, veramente ancora siamo in assemblea, quindi certo è una iniziativa dei lavoratori disperati, per cui vedo delle bandiere della CGIL, ma sono convinto che sono iscritti della nostra organizzazione e provvederò quanto prima a farli scendere, anche perché abbiamo intrapreso un percorso con le istituzioni. Giovedì ci sarà il sit-in sotto la ASL di Latina, nonché abbiamo inviato una nota all'amministratore per poter essere convocati anche noi al tavolo tecnico. E poi dopodiché ci saranno gli incontri tecnici per vedere di sistemare al meglio questa situazione che comincia a diventare incresciosa. Chiederò ai lavoratori disperati di scendere perché le iniziative le stiamo mettendo in campo, ma si può comprendere benissimo la loro disperazione. Oggi registriamo questa unità di intenti per la prima volta dopo diverso tempo CGIL, CISL, UIL e UGL unite in un'assemblea. È la seconda volta, per la verità, che abbiamo una unità di intenti rispetto a una situazione che è di una drammaticità estrema. Parliamo di 100 lavoratori che da qui a una quindicina, una ventina di giorni potrebbero andare a casa. Non scordiamoci 35 licenziati, quindi la situazione si fa abbastanza grave, vista anche il quadro generale dell'assenza della politica e con il subcommissario che non aspetta altro che fornirgli su un piatto d'argento una soluzione di questo genere per far chiudere la struttura. Giancarlo Ferrara della UIL, questa assemblea cosa sta partorendo, cosa ha praticamente prodotto? Dunque, al di là dell'azione unitaria che comunque è sempre stata, ovviamente con qualche incidente di percorso, ma minimo. Al di là di tutto ciò, comunque ci sono i lavoratori che rischiano il posto di lavoro e le loro rispettive famiglie. Pertanto, oggi abbiamo fatto un'assemblea nella quale abbiamo deciso il percorso delle azioni sindacali da intraprendere da qui in avanti. La prima sarà quella del sit-in davanti alla ASL, dove chiederemo anche un incontro col direttore generale se ci sono i presupposti per aprire un tavolo anche con lui. Al di là di tutto ciò, alcuni lavoratori hanno anche fatto delle misurazioni all'interno di questa struttura e hanno verificato che diciamo così, ci sono i requisiti quantomeno diciamo così, di metri quadrati, di cubatura, di bagni e quant'altro e pertanto questa cosa ci preoccupa enormemente e abbiamo già chiesto diciamo così, una revisione di tutto ciò.
perché non so adesso dove sta la verità, se è stato fatto qualche passaggio un po' così azzardato oppure insomma superficiale. I lavoratori preoccupati della perdita del posto di lavoro si sono messi a fare le misure al centimetro e sembrerebbe, ecco, diamo questo sembrerebbe, che i requisiti ci siano. Pertanto, ecco, rispetto a questa cosa abbiamo interpellato sia la Regione sia il Ministero della Salute e nonché il Prefetto ad intervenire. Noi non diamo giudizi, ma comunque sia sollecitiamo un intervento da parte delle istituzioni, nonché facciamo un appello anche alla classe politica, soprattutto del territorio, perché questo problema è grave, questo problema è importante per il territorio, per le famiglie e per i lavoratori. Non a caso andremo a invitare i lavoratori esasperati a scendere diciamo così, e di seguire i percorsi, i canali democratici, istituzionali, perché qui qualcosa insomma potrebbe andare a degenerare. Ti chiedo una battuta, stanno iniziando diverse campagne elettorali, uso il plurale, però la politica continua a essere assente, usiamo il singolare questa volta. Noi siamo a disposizione a qualsiasi confronto, i lavoratori stessi, se qualche politico vuole venire nelle nostre assemblee a parlare con i lavoratori, a dichiararsi apertamente e con i fatti, non le parole, siamo disposti ad ascoltare chiunque, a dare il nostro consenso a chiunque, l'importante è che questa situazione si risolva.